Sentite che silenzio, a parte qualche tuono ogni tanto, oggi potrei anche beccarla anche se non davano pioggia, però questo è un contesto incredibile, tranquillo, laggiù pausa sigaretta, quelle là non le vedete bene ma sono cumuli di pietre, cumuli di pietre in mezzo al prato, hanno cercato qua e là. Questi non sono i romani, qualcuno prima di loro, anche qui sopra c'è qualche cumulo, ma non è una ricerca sistematica, definiamola industriale come quella dei romani, qui erano ricerche a casaccio, qua e là, sul greto di questo Torrentino e di quelli limitrofi, quindi secondo me potrebbero essere stati anche quelli prima dei romani, i vittimoli, qui salassi, non sono uno storico, non è ancora ben chiara la cosa, perché sono sparse, un po' a casaccio, i romani andavano giù, facevano tabula rasa, andavano giù secchi, ti rivoltavano tutto. Qui invece sono sparse qua e là, quindi potrebbero essere loro i vittimoli. Poi i romani hanno fatto altro. Qui sto lavorando con un filo d'acqua, sto lavorando qua, si vede dal paciocco, zaino tattico, spray contro le formiche. Questa è la biperina, anche qui si può lavorare solo con questa. Un attimo che metto gli occhiali, vediamo se è passato un secchio. Vediamo se si vede già qualcosina. Sì, quello lì sotto incastrato, quell'altro nascosto lì. Un'altra l'ho vista un attimo fa per qui. Dove sei? Eccola lì. E così. Qui ci sono le trappoline in fondo che lavorano benissimo, tengono il pesante e lo lavano bene, ma loro si ferma già qua, vedete? Si ferma già subito qua. Va benissimo questa viperina perché l'amico Andrea di Goldoro, io ho diversi amici, tra cui alcuni produttori. Non tengo le parti né di uno né dell'altro, non mi piace parteggiare per nessuno, io voglio essere amico di tutti e a seconda delle condizioni in cui lavoro utilizzo l'una o l'altra di uno o dell'altro, va bene così. Comunque questo va benissimo per un filo d'acqua. Ti metti lì tranquillo, sì, è chiaro, è piccolina, passare il secchio ci vuole un attimino con la paletta, neanche più di tanto. Più o meno il tempo che impiegherei con la battea a passare il secchio con la battea. Sono lì seduto, tranquillo, fumo una sigaretta, passo il secchio, poi guardo quello che c'è. Però si sta da Dio qua, ragazzi, si sta da Dio. Non andate sempre sui soliti posti, cercate, girate, studiatevi un po' i contesti col satellite. Andate in esplorazione. Qui non viene mai nessuno, anche perché non c'è acqua. Oggi siamo già al limite. Spero nella pioggia, così mi riporta un po' d'acqua, perché sennò questo qua è sempre secco. E sul secco non si può lavorare, posso mica portarmi dietro un soffiatore a secco come gli australiani, a parte che è vietato, ma sarebbe un bello sbattimento, alla fine non varrebbe la pena, loro là hanno ragione di usarlo, qui come fai? Va bene, fine giornata non uscirà tanto, qua non ci sono quantitativi, qua se sei fortunato fai un decimo due, però ti godi la giornata. Ciao a tutti.